Benvenuto a un nuovo tutorial di Green Hell VR. In questo video vedrai come realizzare strutture più resistenti utilizzando il fango, come rinforzare tetti e muri, realizzare pratici raccoglitori per accumulare foglie, liane, pietre e altre risorse, e come realizzare delle staccionate senza per forza dover costruire un intero telaio. Il tuo diario non mostra alcuna struttura o creazione di fango finché non lo raccogli da un fiume o una pozza d'acqua. Porta le tue mani vicino l'acqua, premi i grilletti per cambiare da raccogli acqua a raccogli fango e premi tasto di presa per raccogliere una grossa quantità di fango. Nel tuo diario sono appena state inserite una serie di strutture ed elementi che possono essere realizzati. Tra queste ce n'è una che è indispensabile se vuoi realizzare strutture in fango: la piscina. È una vasca nella quale devi inserire il fango raccolto per mescolarlo con cenere e acqua. Lavorando questo impasto ottieni dei mattoni di fango con i quali puoi costruire le diverse strutture. Puoi realizzare tetti, muri, porte e finestre per rendere le tue strutture più resistenti e sicure. E infine puoi realizzare il camino di fango che aumenta le tue capacità di cottura. E infine due elementi che nei prossimi tutorial imparerai a utilizzare e che sono molto importanti: il forno e la forgia. Ti sarai reso conto che si perde molto tempo nella ricerca di risorse e spesso per trovarle devi allontanarti molto dal tuo accampamento. Ti suggerisco di raccogliere risorse ogni volta che ne trovi, portarle al tuo accampamento anche se al momento non ti servono e conservarle. Anche foglie, legni e altre risorse hanno un tempo di deterioramento, ma se le conservi nel modo giusto possono durare molto di più ed essere sempre a portata di mano. Puoi usare i raccoglitori. Non sono altro che degli stand o dei contenitori che ti consentono di conservare un gran numero di un determinato elemento, come i raccoglitori di pietre grandi e piccole, foglie di palma e banano, bastoncini, bastoni, bastoni lunghi e tronchi. Uno di questi raccoglitori è molto utile anche per creare un perimetro intorno al tuo accampamento, oppure per creare dei muri di divisione. Si tratta del raccoglitore di liane, una struttura semplice che sta in piedi da sola e che può essere piazzata ovunque. Con il tutorial di oggi si conclude la guida base avanzata sulle costruzioni, e adesso potrai dire di essere un esperto sulla costruzione di un accampamento completo. Continua a seguire però, perché sono ancora molti i segreti che ti svelerò nei prossimi tutorial. Intanto, metti in pratica tutti gli insegnamenti che hai ricevuto finora.